Ben ritrovati, queste le notizie del TG Web TV Puglia. Ospedale Covid in fiera, lavori quasi terminati. Nuovo sopralluogo questa mattina sul cantiere dell'ospedale Covid nella fiera del Levante di Bari, con il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, anche l'assessore regionale alla sanità Pierluigi Lopalco, il dirigente della protezione civile regionale Mario Lerario e il commissario straordinario del Policlinico di Bari Vitangelo Dattoli. L'inizio dei lavori è stato lo scorso 1 dicembre. Ad oggi sono state circa 8.500 le giornate lavorate, con punte di presenza sul cantiere di 266 uomini al giorno. Ma stimiamo, ha detto Vito Barozzi della Cobar, che con la Item Oxygen sta curando i lavori, di arrivare a 15 gennaio con almeno 11.000 giornate lavorative. Sono 40 le ditte impegnate, in stragrande maggioranza pugliesi, per i 10 reparti su 15.000 metri quadrati, con due sale operatorie, una zona per tax RX e laboratorio analisi. Come vedete, i lavori per la realizzazione del reparto Covid alla Fiera del Levante sono andati avanti, siamo vicinissimi al completamento, un miracolo del lavoro pugliese che in poche settimane ha messo su un impianto di grandissima importanza per il futuro della salute dei pugliesi e soprattutto per fronteggiare l'emergenza Covid in questo momento. Siamo pronti a fronteggiare anche la terza ondata, questo ovviamente non vuol dire che bisogna approfittare della zona gialla per, diciamo così, esagerare nei contatti umani. Dovete rimanere sempre molto attenti, indossare le mascherine, lavarvi spesso le mani e soprattutto incontrare meno gente possibile e stare a casa il più possibile, sia per studiare che per lavoro. Siamo oggi qui nei locali della Fiera del Levante per verificare lo stato di avanzamento dei lavori dei nuovi reparti Covid. Questi reparti saranno operativi quanto prima, i lavori saranno conclusi entro il 15 di questo mese, poi ci vorrà ancora qualche giorno per l'allestimento, i collaudi, per quindi i ritocchi finali. E come si può vedere, si tratta di moduli attrezzatissimi, estremamente moderni e che permetteranno di trasferire qui la maggior parte dei pazienti che in questo momento si trovano nel policlinico. E in ogni caso ci siamo attrezzati nella malaugurata ipotesi che possa esserci un nuovo ritorno di fiamma della pandemia. Ecco, questo non lo speriamo. Davvero noi continuiamo e ripetiamo insistentemente un appello a tutti i cittadini. Dobbiamo essere prudenti, evitiamo di infettarci ed evitiamo di infettare i nostri cari. Noi siamo preparati per accogliere al meglio i pazienti Covid, ma saremmo molto più felici se di malati non ce ne fossero. I lavori di realizzazione della struttura temporanea da 152 posti letto in Fiera del Levante stanno procedendo secondo il cronoprogramma. Il 16 di gennaio la struttura verrà rilasciata per essere presa in consegna dal Policlinico e per attivare la gestione. In questo momento stanno arrivando le attrezzature ed il 16 gennaio saranno pronti i collaudi. Questa struttura si inserisce nell'ambito di un piano strategico regionale che ha previsto la realizzazione di strutture temporanee di protezione civile, ma anche l'attivazione della piattaforma Covid a casa. Voci su depositi di scorie nucleari in Puglia. L'assessore regionale all'ambiente, Anna Grazia Maraschio, incontra i sindaci e il presidente del Parco dell'Alta Murgia, fronte comune con la Basilicata. Lunedì un incontro operativo tra Emiliano, Bardi, Maraschio e Rosa. Si susseguono in questi giorni gli incontri tra la Regione, i sindaci e il presidente del Parco dell'Alta Murgia per definire un percorso condiviso con il territorio e soprattutto ribadire il fermo no da parte della Regione Puglia al deposito di materiale nucleare nell'area protetta. Dopo aver incontrato ieri i sindaci di Gravina, Laterza e Altamura e il presidente del Parco Francesco Tarantini, oggi l'assessore Maraschio ha incontrato i 13 sindaci del Parco dell'Alta Murgia. Come Regione Puglia ci opporremo con tutte le nostre forze, ha dichiarato l'assessore Maraschio, alla scelta scellerata di individuare l'Alta Murgia
come possibile sito per lo smaltimento di rifiuti nucleari. In questi giorni ci siamo confrontati e ho ascoltato tutte le sacrosante ragioni dei territori che si oppongono a questa scelta e siamo pronti a mettere in campo qualunque azione politica e legale a tutela della salute dei cittadini e della bellezza e biodiversità di un parco nazionale che rappresenta uno dei luoghi più singolari del Mediterraneo. L'idea del presidente Emiliano, che trova la mia totale approvazione, ha proseguito la Maraschio e far fronte comune insieme alla Regione Basilicata perché si concordi una strategia unitaria e consapevole. C'è bisogno in questa nuova battaglia di unità di intenti e del coinvolgimento di tutta la comunità pugliese e lucana. Per questo già lunedì prossimo ci sarà un primo incontro operativo tra il presidente Emiliano, il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, la sottoscritta e l'assessore all'ambiente lucano Gianni Rosa, per cominciare a definire insieme alle comunità interessate tutti i rilievi da inviare al governo nazionale per scongiurare questa possibile scelta dei siti pugliesi e lucani, così come riportato dalla mappa pubblicata nei giorni scorsi. Le osservazioni dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione della carta dei siti potenzialmente idonei, cioè entro il 6 marzo 2021, così come prevede la procedura di consultazione pubblica avviata in base alle disposizioni del decreto legislativo numero 31/2010. Il Mezzogiorno, ha concluso l'assessore Maraschio, ha già pagato un prezzo altissimo in termini ambientali ed è per questo che metteremo in campo tutto quello che possiamo fare, politicamente e legalmente, per impedire la localizzazione dei rifiuti radioattivi. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, arrivederci alla prossima edizione.